Ieri i lavori parlamentari non si sono certo chiusi nel migliore dei modi, perché la vicenda della legge sulle ASI è una vicenda pesante. Ma è una vicenda pesante, ma una vicenda tutta interna alla maggioranza, perché poi a guardare i numeri dei franchitiratori, i numeri sono argomenti testardi. Purtroppo è una vicenda tutta interna alla maggioranza, la maggioranza non voleva questa legge. Il guaio è stato arrivare quasi alla fine, perché mancavano due articoli alla fine, e vederla bocciata in maniera così clamorosa. Mi dispiace, perché mi dispiace che l'assessore Venturi abbia perso un mese di tempo in assemblea, è stato sempre qui dalla mattina alla sera, e quindi a lui va tutto il mio apprezzamento per lo sforzo e per la passione che ha messo in questa legge, che era comunque una buona legge e che sarebbe servita al settore produttivo della Sicilia. Mi dispiace che le fratture, le fibrillazioni interne alla maggioranza abbiano affossato una legge che poteva essere una legge che poteva dare un buon impulso all'economia siciliana. Ma c'è chi dice che queste fibrillazioni vadano oltre questa legge? È possibile. Normalmente nel voto segreto si scaricano tutte le frustrazioni dei deputati, ci sarà probabilmente una voglia di governo politico, ci sarà probabilmente un antagonismo nei confronti di qualche assessore. Sicuramente quando nel voto segreto si arriva a numeri così alti ci sono tanti fattori che si sommano tutti insieme. Certo è che non è stato un bello spettacolo, per fortuna abbiamo recuperato approvando il rendiconto e l'assestamento di bilancio, che comunque danno delle opportunità ai lavoratori siciliani, mi riferisco a quelli della formazione e soprattutto al credito d'imposta. Lei ha parlato di tagli, quelli che avete fatto voi come Consiglio di Presidenza, però ha anche ironizzato su quelli annunciati al momento dal governo regionale. Ma sì, perché ci sono due istituzioni che si confrontano in maniera differente, chi mette in pratica i tagli, chi li annuncia e non li fa. Sarebbe bello se le due istituzioni anche da questo punto di vista camminassero insieme. Si parla di questione morale, qual è la sua opinione sul caso Vitrano? Che abbiamo soltanto rispettato la legge. La legge prevede che quando vengono meno le esigenze di custodia cautelare il deputato debba essere reintegrato. Non abbiamo messo nessun tipo di volontà, abbiamo semplicemente applicato una legge razionale. Ovviamente la mia opinione è che non si possono non rispettare le leggi. Politicamente ovviamente non è un problema che mi riguarda, perché è un problema che riguarda più il partito di appartenenza di Vitrano, ma certamente rispetto all'applicazione delle leggi non posso che avere un'opinione favorevole, nel senso che le leggi purtroppo, bene o male, nel bene o nel male, vanno applicate. Appena si tornerà in aula, quali le priorità? Ma sicuramente, visto i tempi con cui siamo partiti per la manovra finanziaria, la priorità potrebbe essere la manovra finanziaria quest'anno. Il governo ha annunciato di averla già pronta adesso e quindi da metà di settembre potremmo cominciare a parlare della finanziaria, con l'obiettivo di approvarla quest'anno entro la fine dell'anno. Poi abbiamo una importante legge che dà rilancio al settore dell'agricoltura, anche questa pronta all'esame della Commissione di Bilancio, per cui potrebbe essere pronta per l'aula a settembre. Mi pare che queste sono le due priorità più, più urgenti, che peraltro danno un grande impulso alla nostra economia. Thank you.